E i tuoi bimbi cucinano con te? Quello piccolo c'ha 3 anni, no, quello infatti. Grande c'ha 3 anni, non so. No, io no, che quello grande ha 3 anni, sì, si diverte come un matto. La piccola è troppo piccola. No, la piccola è troppo piccola, ma lui... perfetto. È lui? Va bene, va bene. Ti piace? Molto. Bene. Adesso... adesso che ci aggiungiamo? No, adesso togliamo, prendiamo una terrina. Togliamo una parola grossa. Qualcuno mi racconti come si fa a togliere... per esempio togliamo questo intanto. Falma. Magari si sgancia a lato. Brava? Così. Sì, brava. Ok. E mettiamo dentro il nostro. Sì. Ce la fai? Eccoci, sì, sì. Se no lo faccio al posto tuo, Hai ragione, hai imparato, vedi? Come è nata? Carina la cosa. Ma sì, infatti, l'idea era quella, e allora quando poi ci siamo trovate a dire dobbiamo dare un nome a questa operazione. A questa operazione, e il nome appunto è venuto fuori abbastanza naturalmente, ecco. Ok. Allora, facciamo così. Che ci mettiamo? Aggiungiamo le uova intere, sì, a temperatura ambiente. Aspetta, ti do una terrina se le vuoi aprire a parte. No, no, ma le mettiamo dentro, guarda. Due uova intere. Uno e una, due. Il parmigiano grattugiato. Ok. Più o meno quanto? Il parmigiano sono circa un etto, poi sì, appunto, e un etto e mezzo invece di l'Erdammer. Sì, iniziamo mescoli a dare una mescolatina. Mi sto cercando di ricordare se non abbiamo messo sale. Non ancora. No, però sai, ne va anche poco perché la pancetta comunque certo, è già saporita. Salata. Certo. Cioè ci sono i formaggi che sono già anche questi saporiti, sì, quindi magari facciamo un test alla fine. Per esatto, vedere direi, fine, prima di metterli in... in forma. Allora, ecco. Più che altro dovrei lavare questo. Sciacqua. Sì, basta una sciacquatina, tanto poi il formaggio. Possiamo anche grattugiarlo, Possiamo anche grattugiarlo, sì. Non so adesso quanto sottile debba, tanto, no, tanto si poi, scioglie, esatto, quindi si scioglie. Secondo me può essere anche grattugiato, che dici? Sì, benissimo. Io questo l'ho sciacquato, ma... Allora, prendiamo un altro, no, questo, coltellino, ecco, questo va bene. Allora, grattugio. Sì, ma io direi di sì perché magari è ancora umido. Dai. Quello. Sì, sennò ho paura che ci si fermi tutto lì. Un'altra idea potrebbe essere che quando facciamo la besciamella, che ancora è calda, tagliamo a dadini il formaggio, lo mettiamo all'interno della besciamella e vedete che diventa una bella besciamella, così incorporiamo bene e lo distribuiamo molto bene all'interno di questo liquido, ok? Bene, grazie. Ok. Dopo averlo grattugiato. Un pezzettino. Va. Per la fatica. Esatto, per riprendere l'energia. Ecco. Questo mi hai detto, ecco, che cos'era? Questa è noce moscata che è già grattugiata. Già, è vero. Che però abbiamo messo quella fresca, quindi... Mm-hmm. Ecco, adesso io aggiungerei un pochino... Latte. Di latte, magari la rimettiamo un minuto sul fuoco. Vai, tolgo il Erdammer qua. Ecco. Ma tu cosa provi quando cucini? Cosa provo? Sì, cioè, vabbè, è la tua professione, ma sì, professione nel senso lato, ma cos'è? Che sensazione ti dà cucinare? Ma devo dire una grande rilassatezza, perché è un momento veramente solo mio, dove faccio le cose a modo mio, dove abbastanza mi estraneo anche dal resto del mondo, quindi proprio... Quando magari dalla vita di tutti i giorni sei un po' stressata, sì, torni a casa con l'orologio così che sei sempre in ritardo, così in cucina, infatti a me piace molto cucinare la sera anche, quando tutto tace, così io cucino. E ma cucini dopo... anche per casa immagino, suppongo. Sì, mi tocca anche quello. Tu cucini al giorno? Sì.
Adesso è un po' più liquida. Va bene, ma la devi aggiungere all'interno dello sformato? L'aggiungiamo all'interno dello sformato. Non tutta però. No, perché ne terrei un pochino da parte, che magari rendiamo ancora un pochino più liquida, e, per accompagnare lo sformato proprio nel momento in cui lo serviamo. Va bene. Ecco. Non riuscivo a spostare il motore del robot. Ok. A posto. Va bene? Sì. Allora, cucchiaio. Sarà saporitissimo. Molto gustoso. Sì, guarda. E poi è comodo perché è molto buono di broccoli, ma lo stesso tipo di sformato puoi farlo anche con carote, con varie verdure, certo, spinaci. Certo. E partendo, diciamo, dalla più o meno dalla stessa base. Certo. Tieni inalterato in qualche modo tutte le altre componenti. Tieni, esatto, e cambi solo la verdura, anche di cavolfiore è molto buono. È bello a volte farlo anche bicolore, si può fare, magari anche. Tieni separati appunto i due impasti, le due verdure, certo. E nel momento in cui riempi lo stampo lo fai a strati. Sì, perché è abbastanza consistente poi sì. Il composto, non è sì, troppo sì. Liquido, no. Non si dovrebbe mescolare. No, no, viene molto, viene bello proprio. Ecco. Si vede che viene bello. Lo stampo, che ne dobbiamo fare? Lo stampo va unto adesso. E basta? Va unto e basta. Beh, usiamo uno stampo antiaderente, quindi diciamo che partiamo facilitati. Noi tendiamo a facilitarci la vita, vero? Non a complicarcela. Esatto. E poi con un pennello lo spennelliamo d'olio abbondantemente, ecco, quello sì. Così siamo sicuri che proprio quando lo dobbiamo sformare scenda, certo, senza problemi. Non hai provato a mettere, non so, pangrattato piuttosto che altri? Ma guarda, non c'è bisogno. Solamente olio, devo dire che poi è proprio facile. E basta poi nel momento in cui, se uno ha tempo, lo prepara, sì, prepara lo sformato e poi subito lo serve in tavola. Sì. Se uno vuole prepararlo prima, la mattina, lo può fare. E poi lo riscalda un quarto d'ora, 20 minuti in forno, certo, e poi proprio nel capovolgerlo, se lo stampo è unto bene, viene proprio viene giù via. Molto facilmente. Mi sento una vera responsabilità nell'ungere questo stampo. E certo, perché ne va, esatto, del momento del finale. Ecco. Non so se rendo l'idea. Perfetto. Ecco. Che ne dici? Ok. L'ho fatta al posto tuo. Ah, aspetta, sì, che c'è un angolino. Un angolino. Che mi sono accorta adesso appoggiandolo. Vai. Ecco. E adesso lo versiamo. Facciamo così. Ecco. Io tengo e tu versi. Benissimo. Versi. Così anche verso le camere, così si vede il nostro composto di broccoli. Che bontà. Profumini. Ecco. Un chilo abbiamo detto di broccolo, eh? Quasi, ecco, sì, sono 9 etti più o meno. Poi dipende un po' dalla grandezza, certo, dello stampo da plum cake. Ci sono quelli un filo più grandi, sì, un filo, sì, più piccoli, ecco. Io faccio spesso plum cake. Sì. Come dolce proprio. Come dolce. Sì. Dolce che mi piace moltissimo. Plum cake, anche i cake salati, sì, sono buonissimi. Ecco. Va, aspetta, bene? Sì. Vuoi prendere anche quest'altro? Dai. Vai. Va bene così. Non l'abbiamo assaggiato, eh? Ah, di sale, hai ragione. Guarda.